Ciao ragazzi di FPU, un salutone dal mio studio. Come sapete, questa settimana purtroppo non possiamo vederci in biblioteca perché una buona parte di Associazione Barba Blu, degli operatori, dei disegnatori e degli scrittori sono malati, quindi non possiamo ritrovarci in biblioteca, ma dato che ci mancate e dato che non vorremmo mai farvi perdere l'allenamento al disegno e allo storytelling, abbiamo pensato di inviarvi due video. In realtà uno è più operativo, più pratico, quindi si disegna e sono informazioni legate soprattutto alla struttura di un primo piano, quindi cose molto utili. Non solo per chi è nuovo a questo corso, ma anche per chi già da qualche tempo lo frequenta. Male non fa ripassare. Raffaele vi svelerà in questo video come si fa e quali sono tutti i procedimenti per creare un primo piano interessante. Abbiamo pensato però, visto che il tema del ritratto in qualche modo è stato anche affrontato nell'ultima lezione, quella prima di Natale. Abbiamo pensato però anche di spedirvi un secondo video. È un video di storytelling di base, di scrittura per il fumetto. Ci è sembrato molto utile poter utilizzare questo tempo che ci vede distanti per ripassare, per affrontare anche proprio le basi del linguaggio del fumetto. Quindi due video. Questa settimana speriamo possiate guardarli, disegnare e appunto tenere in caldo la mano. Noi come operatori, come gruppo di lavoro, speriamo di essere in forma e di guarire entro una o due settimane. Vi diamo notizie, vi raccontiamo prestissimo come va. Tenete d'occhio la chat di FPU in modo tale da essere sempre aggiornati. Vi abbraccio, spero di vedervi presto e vi porto anche i saluti di tutti gli altri operatori. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. È sempre un piacere essere qua con voi, anche se purtroppo questa volta a distanza. Ci dispiace, ma speriamo di tornare in presenza quanto prima. Nel frattempo, proviamo a sfruttare questo mirabolante mezzo tecnologico che è la mia tavoletta grafica, con il quale vorrei farvi vedere un po' quello che avevamo pensato di affrontare. La volta che ci saremmo dovuti vedere. Allora, a voi che cosa cambia? Non cambia niente. Io sto disegnando a computer, però voi usate carta, matita e inchiostro, quindi non è un problema. Di cosa parliamo oggi? Quello che vi volevamo far vedere, volevamo affrontare come tema è il tema del tre quarti, riferito nello specifico alla testa, quindi il volto, il viso di tre quarti. Perché ne abbiamo deciso di parlare? Perché è un elemento, direi, fondamentale per ogni disegnatore, per ogni fumettista, ma è anche l'elemento che all'inizio è più ostico, è più, come dire, legnoso, un po' più difficile per tutti quelli che cominciano a disegnare in maniera un po' più seria. E volevamo farvi vedere qualche trucco, qualche consiglio per aumentare la vostra capacità nel disegnare il tre quarti. Perché tutto questo è fondamentale? È fondamentale perché crea naturalezza nella posa, nella scena. Una scena con persone e personaggi visti sempre dal davanti o sempre di profilo. Non è naturale, è forzato. Lo spettatore si rende conto che il disegnatore ha un limite. Mentre invece il tre quarti ci aiuta a convogliare, diciamo, lo sguardo della persona da una scena all'altra. E tutto questo crea una sensazione più naturale, più, come dire, più. No, più naturale, va bene, volevo cercare un altro termine, ma più naturale va benissimo. Che cos'è il tre quarti? Il tre quarti non è nient'altro che una rotazione parziale.
della testa, quindi non totale. Se la rotazione fosse a zero, quindi a zero gradi, noi avremo una visione frontale. Se la rotazione fosse di 90 gradi, avremo un profilo. Se la rotazione fosse totale, cioè 180 gradi, vedremo la persona di spalle. Ma invece una rotazione parziale vuol dire tutto quello che sta tra 0 e 90. Qualunque grado di rotazione si può dire di un tre quarti. Questa cosa, questo escamotage, è stato preso dal teatro. Perché nel teatro, se qualcuno di voi ha mai fatto laboratori teatrali, è mai stato su un palco a recitare, lo so, a me non è mai capitato, però chi lo fa di mestiere me l'ha raccontato, e su un palco teatrale gli attori non devono stare mai completamente di fronte al pubblico e neanche devono dare al pubblico il fianco, ma devono sempre mettersi di tre quarti per riuscire a parlare con gli altri attori, a interagire con gli altri protagonisti della scena, e ciò nonostante farsi vedere dal pubblico senza dare loro il fianco. Gli attori quasi sempre tengono il tre quarti sulla scena e i nostri personaggi a fumetti non fanno eccezione. Quindi, con che cosa partiamo? Partiamo con un rapidissimo riepilogo della proporzione della testa, anche per i nuovi, per chi magari non ricorda perfettamente le due o tre regoline. Allora, come sempre, lo schema della costruzione, ce ne possono essere tantissimi, e quasi tutti buoni. Poi, ovviamente, ciascuno utilizza quello che più gli piace, quello che più è funzionale per il suo stile di disegno. Ricordiamo però che la proporzione, diciamo una proporzione corretta del volto, si basa sulla regola dei terzi, che è il canone rinascimentale. Cosa vuol dire la regola dei terzi? Vuol dire che dal punto delle sopracciglia fino alla nuca c'è la stessa distanza che sta tra le sopracciglia e il naso, ed è la stessa distanza che sta tra il naso e il mento. Quindi tutte e tre queste distanze combaciano. Questa è la regola dei terzi. A un terzo della distanza nel secondo settore troviamo gli occhi, e a un terzo della distanza del terzo settore troviamo la bocca. Qui ci sta il naso, qui ci stanno le sopracciglia. Ok? Questo è importantissimo. Io lo so che qualcuno di voi già lo sa, credo che gli esca anche dalle orecchie dopo un po'. Però è importantissimo perché nel momento in cui andiamo a ruotare la nostra testa, questi punti fondamentali bisogna saperli trovare perfettamente, altrimenti la testa risulta sproporzionata, ok? Altrimenti le proporzioni diventano alterate. Allora, abbiamo detto che qua ci sono gli occhi,
abbiamo detto che qua ci sono le sopracciglia, ok? Qui c'è il naso e qui c'è la bocca, d'accordo? E qui c'è il collo, così. Poi ovviamente queste regole sono valide sia per personaggi maschili, sia per personaggi femminili, sia per personaggi che non sono né l'uno né l'altro, ad esempio robot o alieni, che diavolo ne so. Quindi queste sono regole che trascendono il genere, d'accordo? Ecco qua. E qua c'è la capigliatura, che in questo momento è irrilevante. Ora, nel momento in cui noi andiamo a dare una rotazione alla nostra testa, che cosa accade? Accade questo. Cancello un po' le sopracciglia perché ho bisogno di spazio. Abbrevio, sopracci. Così va bene. Che cosa avviene? Avviene che lo schema della costruzione è più o meno lo stesso. Però, e qui arriva il punto, la zona dove io piatto il mento non è più al centro, ma è spostata, quindi non è più qui, ma può essere in qualunque zona da qui a qua o da qui a qua, in base a dove si gira il personaggio, a destra o a sinistra. Se fosse qui sarebbe un profilo, invece noi lo vogliamo mettere in qualunque altra zona, facciamo qui. Quindi vuol dire che questa zona del mento sarà esattamente qua. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che la mia curva della mandibola qui si vedrà di meno, qui si vedrà di più. Le due orecchie, che fino a prima vedevo di profilo, una non la vedrò, l'altra la vedrò. Così. La linea mediana, cioè l'asse di simmetria del volto, non sarà più qua, ma sarà qui. Ma attenzione, non sarà questo, no? Perché segue la rotazione della testa. Ricordiamoci che è un solido tridimensionale, quindi tutto ciò che sta sulla testa ne segue la rotondità. Questa è la linea delle sopracciglia, questa è la linea degli occhi, questa è la linea del naso, bocca, eccetera, eccetera. Ok? Il collo, che fino a prima vedevamo nascosto dalla mandibola, qui lo vedremo in questo modo. Un errore che fanno tante persone è disegnare il collo dritto così. In realtà questa è una posizione abbastanza innaturale, perché noi non stiamo così dritti. Il collo, se vogliamo farlo più naturale, ha una leggera inclinazione in avanti. Quindi non è così, ma è così. Ok? Il collo parte nel tre quarti proprio dietro l'orecchio, perché qui si collega alla scatola cranica. Dopo, quando andiamo a inchiostrare, lo vedrete meglio. Qui si nasconde parzialmente dietro l'orecchio e riparte sotto al mento. Questi sono i due muscoli principali del collo, che lo tengono dritto e che gli permettono la rotazione, ed è lo sternocleidomastoideo. E da qui partono i due muscoli trapezi che formano le spalle. Questa è la costruzione del tre quarti. Adesso andiamo a vedere nello specifico come disegnare il volto seguendo il tre quarti. Io faccio così, cioè diminuisco, anzi aumento l'opacità del mio disegno in modo da poterci disegnare come se fosse un'inchiostrazione.
Nel vostro caso è come se voi sulla matita andaste a disegnare con l'inchiostro, quindi non cambia assolutamente niente. Però una cosa bella di questo sistema di registrazione è che posso ingrandire i miei dettagli. Cominciamo dalla zona qui. Cominciamo col naso. Il naso di tre quarti non è altro che, faccio col rosso, non è altro che un triangolo tridimensionale. Ok? Attenzione, perché questo grado di rotazione lo dovete decidere voi. Se la mia figura è ruotata di un tot e il mio naso è ruotato di più, non funziona, c'è qualcosa di strano. Bisogna sempre far combaciare l'angolo di rotazione del naso con l'angolo di rotazione della testa. Si va a tentativi, ovviamente, non abbiamo goniometri, compassi o calcolatrici. Dobbiamo andare a occhio. Se c'è qualcosa che non ci torna, probabilmente c'è un grado di rotazione sbagliato. Quindi, il nostro naso non è nient'altro che questo, visto di profilo. Poi, ogni forma è legittima, può essere dritto, lungo, corto, può essere storto, può essere con la gobba, può essere adunco, patata, come vi pare, non è importante. In questo punto lo zigomo del sopracciglio si alza e fa questo. Questo è importante perché questa zona nasconde tutto quello che sta qua dietro e molti lo sottovalutano, soprattutto nel disegno manga succede che questa zona qui non è mai disegnata o almeno quasi mai, in certi disegni manga soprattutto. Però questo fa sì che quando noi andiamo a disegnare è come se qua non vedessimo nulla, allora vuol dire che non c'è nulla. No, no, in realtà c'è qualcosa che nasconde. E ce lo dobbiamo ricordare quando andiamo a piazzare l'occhio. Adesso vi faccio vedere. Questa parte è come se facesse uno scalino. Quindi questa è la zona del naso che va così. Questo scalino va così e qui comincia la fronte. E questo scalino va rispettato, anche perché qua ci saranno le sopracciglia, una così e l'altra così. Tutto questo che sta qua segue questa inclinazione. D'accordo? Perciò, metto anche questo in trasparenza. Uno e due. In questo punto ci vanno gli occhi. Allora, un occhio parte da qui, ma non lo vedrò come lo vedo dal davanti, perché la parte interna sarà un po' più squadrata, la parte esterna finisce un po' più a punta, in questo modo. Ok? Qui è tutta zona incava, quindi prenderà dell'ombra. La parte interessante è quest'altro occhio, perché quest'altro occhio si nasconde un pochino dal naso e va molto spesso fino al bordo della faccia. Quindi non vi stupite se ogni tanto trovate un disegno fatto così, con l'occhio che quasi fuoriesce dal perimetro. È giusto, è corretto, se la rotazione me lo permette. D'accordo? Non dimenticate mai lo zigomo, che è la punta che trovate anche qui. D'accordo?
La faccia continua così e quando è sul mento comincia a curvare e va su fino all'orecchio. All'orecchio ci torniamo dopo. Questa è la fossetta. La bocca. La bocca è interessante perché una parte sarà molto schiacciata, l'altra parte è un po' più lunga. Non di tanto, però non è simmetrica. Anche il labbro inferiore, una parte si vede di più, l'altra parte si vede di meno. Ricordatevi, la non simmetria va sempre rispettata quando fate il tre quarti, perché disegnare una bocca larga da una parte e dall'altra uguale quando la testa è ruotata è un errore. Ok? La zona qui, anche questa è molto sottovalutata perché la gente tende a fare questo. In realtà no. Noi qui abbiamo delle curve perché qua c'è la sporgenza del muscolo che muove il sopracciglio. Ok? E c'è anche un nervo che si chiama trigemino, che è quello che fa muovere tutta la muscolatura. Quindi qui c'è una sporgenza e da qua comincia l'osso frontale, la parte del cranio denominata frontale. Questa è la parte sopra, curva in questo modo. Se questa è la parte frontale, questa è la zona occipitale. Mentre la parte che noi qui non vedevamo, cioè questa, qui ne vediamo un po' ed è, si chiama zona parietale. Questo è quello che ci permette di capire, attenzione, da che parte c'è la luce e da che parte c'è l'ombra in un volto. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che se la luce arrivasse da qua, okay, questa zona sarà tutta illuminata. Ma dove comincia l'ombra? Se conosciamo come è fatto il cranio, lo possiamo sapere. Quindi questa zona prenderà ombra. Questa zona prende ombra e qui e qui l'ombra si comporta in questo modo. Così. E ovviamente anche nell'orecchio. Questa zona prende ombra. Questa prende ombra, questa prende ombra, ombra, ombra. Però c'è una zona in cui c'è solo un pochino di ombra e viene sempre sottovalutata, ed è esattamente questa zona qui. Questa zona qui un po' di ombra ce l'ha. Ce l'ha sempre, ricordatevelo. E quando noi dobbiamo andare a fare lo sguardo, ovviamente in base a dove sta guardando, bisogna che sia da una parte e dall'altra coerente, altrimenti viene uno sguardo strabico. Ok? Quando disegniamo la l'iride e la pupilla, nel tre quarti, nell'occhio che vediamo di più, qui c'è un po' di spazio. Nell'occhio che vediamo di meno, questo spazio qua non ce n'è quasi per niente, perché comunque ruota. Ok?
Questo ricordatevelo sempre. E anche qui, stessa cosa. Questa zona prende ombra. Questa zona prende ombra. Tutto quello che sta qua prende ombra. Questo è il tre quarti. Ok? Poi dopo ovviamente c'è tutto il discorso degli assi di inclinazione e di rotazione. Ve la faccio molto molto breve. Cosa sono gli assi di rotazione? L'asse di rotazione non è nient'altro che questo. Lo faccio con un colore verde. Questo è l'asse di rotazione. Vuol dire la testa che ruota o verso destra o verso sinistra. In base a questo voi decidete il tre quarti. Però non c'è solo questo asse qui, perché c'è anche l'asse di inclinazione. L'asse di inclinazione è quello che si trova nel collo e permette alla testa di inclinarsi in questo modo, oppure avanti o indietro. Quindi la testa può muoversi in tante direzioni e in base a come si è inclinato, il mio tre quarti sarà visto in maniera diversa. Ma questo lo andremo ad approfondire un'altra volta. Vi garantisco che ci torniamo su questo. Nel frattempo provate a esercitarvi, questo è il mio consiglio, esercitatevi sul tre quarti e sul beccare sempre le proporzioni, ok? Magari potete provare a fare lo stesso viso, maschile, femminile, non importa, con diversi gradi di rotazione. Quindi partendo dal frontale, potete farlo ruotare di poco, di un po' di più, fino ad arrivare al profilo. Questo è un ottimo esercizio, ok? È veramente un esercizio ottimo, perché ci permette di avere il controllo su quello che stiamo disegnando e riuscire a beccare tutti i punti di ancoraggio della nostra figura, dove stanno gli occhi, dove sta il naso, dove sta la bocca, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che abbiamo imparato a conoscere. Esercitatevi, sbagliate e ricominciate. Non datevi mai per vinti. Se qualcosa non vi torna, fatelo vedere a qualcun altro. Mandateci i vostri disegni, li guardiamo sempre volentieri. Siamo sempre ben felici di vedere i vostri progressi o di darvi consigli. E un'ultima cosa che vi dico è: se un disegno non vi torna, magari c'è qualcosa che non vi convince, provate a guardarlo al contrario, cioè contro luce. Se vedete il vostro disegno al contrario, gli errori si amplificano, cioè li vedete di più. Così sapete dove andare a migliorare. E dopodiché non vi resta che provare e riprovare, esercitarvi e riesercitarvi. E per ora basta, direi che abbiamo fatto abbastanza. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta, speriamo davvero in presenza. Nel frattempo vi auguro una buona settimana, grazie per avermi ascoltato e vi saluto tanto. Ciao ragazzi!